L'affermazione dell'estrema destra tedesca targata Alternative für Deutschland in Turingia con un risultato del 23,4% mostra la preoccupante trasformazione della politica in Germania. Björn Höcke è il vincitore della tornata elettorale in questa porzione di ex Germania orientale ed è stato festeggiato anche dal segretario politico nazionale del partito, Alexander Gauland. È ormai chiaro che siamo il nuovo Partito Popolare Borghese e poiché esiste una maggioranza borghese potremmo anche governare con la CDU se avessero avuto il coraggio di mettere al loro posto i loro funzionari di sinistra. Höcke, ex professore di storia, si è distinto perché intende porre fine alla cultura del pentimento tedesco per gli orrori nazisti. Ed è spesso sulle cronache della stampa tedesca per il suo linguaggio brutale e diretto, che per alcuni ha ispirato anche gli atti di violenza ad Halle e l'assassinio di Walter Lübcke, il politico della CDU che difese i migranti nel 2015. In passato ha inoltre descritto il memoriale dell'Olocausto a Berlino come un monumento della vergogna, offendendosi per il fatto che la Germania viene costantemente ridotta ai crimini del Terzo Reich.